Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento di conferenze pubbliche del progetto VIS. Io sono Marco Valdes, sono coordinatore del progetto VIS. VIS sta per Virtual Immersion in Science, quindi immersioni virtuali nella scienza, ed è il progetto di divulgazione outreach della Scuola Normale, con cui la scuola appunto si propone di far arrivare all'esterno, al pubblico, informazioni sul tipo di ricerca che viene condotta all'interno di queste mura. E le aree che partecipano a questo programma di divulgazione scientifica sono al momento 5, e si tratta di biofisica, chimica, cosmologia, fisica delle particelle e archeologia. Quindi un insieme di aree molto eterogeneo che comprende sia aree della classe di scienze che aree della classe di lettere. E, al momento ci sono due attività principali del progetto VIS. La prima riguarda più da vicino l'aspetto, la parola virtual dell'acronimo. Si tratta di visite al Cave 3D, che è un ambiente di visualizzazione avanzata, tridimensionale e virtuale. Sostanzialmente si tratta di una stanza all'interno della quale si può entrare per interagire con oggetti tridimensionali. Si trova nel Dreams Lab, qui nel Palazzo della Carovana. E la cosa interessante è che non solo l'esperienza in sé è molto particolare, essendo questo un mezzo di visualizzazione molto moderno, ma quello che viene visualizzato dal pubblico, dai partecipanti, sono risultati scientifici che vengono appunto ottenuti qui all'interno della Scuola Normale. E quindi si può trattare di una simulazione della formazione di un buco nero, della ricostruzione di uno scavo archeologico svolto dalla Scuola Normale, visualizzazioni di molecole e così via. La seconda attività, che è quella che state seguendo oggi, è una serie di conferenze pubbliche intitolate La ricerca che mi ha cambiato la vita, in cui appunto invitiamo speaker, scienziati italiani di altissimo livello per spiegare la loro ricerca e spiegare non solo appunto la loro ricerca scientifica, ma anche che cosa vuol dire per loro fare ricerca, in che cosa consista l'attività quotidiana proprio del ricercatore. Lo speaker di oggi è il dottor Gianmichele Ratto, con cui ho avuto il piacere di collaborare negli ultimi mesi, perché è anche il coordinatore scientifico dell'area di biofisica del progetto VIS. Lo introduco rapidamente. Il dottor Ratto si è laureato in fisica a Genova, poi è andato negli Stati Uniti, ha proseguito i suoi studi nell'Università della California, Berkeley, e poi è tornato in Italia a Pisa per condurre la sua attività di ricerca, alternando con dei periodi all'estero, tra cui Cambridge e l'Università della California Davis, e poi è diventato ricercatore in neuroscienze e infine ha approdato al NEST, dove si trova tuttora e dove dirige il settore di imaging dal vivo, quindi imaging su cavie, fatto con particolare attenzione sulle cellule nervose e quindi il cervello. Prima di lasciare la parola al dottor Gianmichele Ratto, vi ricordo che dopo la conferenza ci sarà una mostra a tema nella sede della biblioteca della Scuola Normale, appunto qui vicino a 100 metri, nel Palazzo del Capitano. Quindi dopo la conferenza potrete seguire me o il dottor Ratto, perché insomma noi comunque ci avvieremo verso la sede della biblioteca, e verranno esposti 5 libri di interesse storico, insomma 5 manoscritti preziosi che riguardano l'argomento della conferenza di oggi. E tra l'altro questa volta ci sarà anche una novità, perché i due perfezionanti che poi illustreranno i libri hanno anche portato un microscopio elettronico con cui si potranno vedere delle sezioni di cervello, quindi sarà una cosa interessante, quindi se vorrete partecipare potrete venire con noi dopo la conferenza. Quindi lascio la parola al dottor Ratto, grazie. Grazie mille.
È un grandissimo piacere essere qua, è una vera gioia perché mi permette di parlare della cosa che davvero amo di più, dopo la mia famiglia naturalmente, che è questo lavoro, e spero di trasmettervi la sensazione che questo lavoro è molto più è simile da un lato a un'arte, anche con tutte le emozioni che le attività artistiche hanno, è simile a un'attività artigianale in cui si fanno cose difficili con le mani, ma ovviamente anche il rigore e la precisione di cui c'è bisogno per fare ricerca. E per me questo è così un racconto molto diverso dal solito, perché mi è stato chiesto di raccontare cosa vuol dire fare questo mestiere. Innanzitutto uno deve chiedersi cosa sono stati questi, ahimè, 30 anni che ci hanno portato qui oggi. È un processo di evoluzione, naturalmente, si spera di crescita, anche se il risultato finale di questa crescita, vedete, non è un granché, ma seguiremo queste cinque passaggi con qualche esempio di quello che si fa effettivamente in laboratorio. E quando mi sono chiesto ma dove ha avuto tutto inizio, ha avuto tutto inizio quando avevo 9 anni, quasi 10, ero un bambino molto goffo che approssimava molto bene la sfera dal punto di vista geometrico, e mi hanno mandato a fare i giochi della gioventù, errore naturalmente fatale perché al primo ostacolo della corsa d'ostacoli sono rotolato, essendo sferico, sull'ostacolo e mi sono spezzato un braccio. E quell'estate al mare non potevo fare nulla, ma mi è stato regalato il mio primo microscopio, e col mio primo microscopio ho avuto la prima epifania della mia vita, un'esperienza che mi ancora a pensarci adesso mi commuove quasi, il fatto che ci sia una cipolla di mezzo totalmente incidentale, perché la cipolla ha una proprietà molto interessante. Tra i vari strati, non saprei come chiamarli, della cipolla, c'è una pellicola finissima che è così fine da essere trasparente. La si può colorare con coloranti. Io ho usato un oggetto orribile che mi davano per fare i gargarismi quando avevo, mal di gola. E quello che si vede sotto anche un microscopio molto modesto è una struttura di questo tipo. Queste sono state le prime cellule che ho visto, in vita mia. Questa fotografia è molto più bella di come l'abbia vista. Sempre lo stesso anno, per una coincidenza di cui però la vita in fondo è piena, e in fondo le coincidenze poi regolano il corso della nostra vita, in montagna, dopo l'estate al mare, sono stato in montagna e lì c'era un amico che ho conosciuto quell'anno che aveva un oggetto straordinario, un telescopio, e una notte mi ha fatto mettere l'occhio al telescopio e questo è quello che più o meno ho visto. Ho cercato di ricostruirlo un po' basandomi sulla memoria e un po' basandomi su immagini moderne e poi le meraviglie di Maggiei, ed è stata la prima galassia che ho visto in vita mia. E da bambino mi sono reso conto di una cosa così importante, che è ancora, credo, un caposaldo ora insomma, della mia vita, se possa essere così solenne, che esistono cose invisibili ma che vale veramente la pena di vedere. E infatti è diventato un pochino più grande quella galassia ridicola che mi ricordavo da bambino, è diventato questo oggetto meraviglioso, splendente di milioni di stelle, gas e cosa varia. E quello è stato davvero l'inizio di tutto. Ho deciso che sarei diventato grosso modo un fisico, probabilmente un astronomo, per poi scoprire che a Genova non c'era un percorso di astronomia veramente interessante, e mi sono trovato molto perso finché, in modo del tutto casuale, ho incontrato un oggetto di questo tipo. Questo oggetto, che sarà anche in biblioteca e lo potrete vedere, è un vetrino, un pezzo di vetro, che contiene in questo caso delle sezioni di cervello.
è stato preparato da Eleonora Vagnini, una bravissima giovane ricercatrice dell'Istituto di Neuroscienze, e ognuna di queste, vedete, è una sezione cervello, un cervello di topo tagliato trasversalmente, e anche qui c'è qualche cosa che non si vede, ma che vale la pena di vedere. Ecco, ingrandendo si iniziano a vedere dei piccoli oggetti neri, ma se guardate sempre meglio, questi oggetti neri si risolvono in una specie di tappeto di 18 di gettati sulla spiaggia, e queste sono le cellule nervose che formano il nostro cervello. Questo per gli amanti del genere è il nucleo striato. Questa tecnica è stata scoperta da Golgi in modo, a mio avviso, totalmente miracoloso, una tecnica estremamente complessa e dal risultato estremamente incerto. È stata scoperta da Golgi alla fine dell'Ottocento, e Santiago Ramón y Cajal è stato forse il neurofisiologo dell'epoca, o il neuroanatomo dell'epoca, che l'ha saputa utilizzare al meglio, e in quegli anni si è basato tutto quello che sappiamo noi ora del cervello e di come in fondo siamo noi, ha radici in quegli anni. Questo è un meraviglioso disegno di Cajal, ottenuto da una preparazione di quel tipo. Questi sono neuroni, cosiddetti neuroni piramidali della corteccia cerebrale, disegnata con grande precisione. Queste piccole strutture si chiamano spine dendritiche, e ne parleremo più in là. E vedere queste cose mi ha fatto pensare, ci sono oggetti invisibili in cielo che vale la pena di vedere, ma esistono oggetti invisibili molto piccoli che vale la pena di vedere, che sono dentro di noi. E lì davvero ha avuto inizio tutto. Dopo la laurea sono andato a Berkeley, dove ho fatto il primo esperimento della mia vita, a malapena. È stato un esperimento molto difficile. Quando descrivete un esperimento ci sono tre domande che dovete porvi: cosa avete fatto, perché lo avete fatto e come lo avete fatto. Questa è la base forse del nostro metodo. Il cosa era misurare la concentrazione di un particolare ione all'interno delle cellule che sono nella nostra retina e che rispondono diciamo alla luce, e sono il primo passaggio della formazione della nostra rappresentazione nervosa del mondo esterno. Perché era importante misurare la concentrazione di questo ione? Perché all'epoca c'erano due diverse teorie della fototrasduzione, cosa che oramai è già veramente nei libri di storia, libri antichi come questi, ma c'erano due diverse teorie che prevedevano due diversi comportamenti del calcio. Una teoria prevedeva che quando il fotorecettore veniva illuminato dalla luce il calcio aumentasse; una seconda teoria, che era assolutamente esclusiva rispetto alla prima, prevedeva che invece il calcio diminuisce. Come è stato fatto? È stato fatto incontrando per la prima volta, e non per l'ultima, delle molecole che hanno delle proprietà molto interessanti, e poi tutto quello che racconteremo in seguito in qualche modo è associato a queste molecole intelligenti, e quindi ci passiamo un pochino di tempo a parlare di queste. Fototrasduzione nel 1984. Questo oggetto, se non l'avete già intuito, è l'occhio, questa è la lente. La retina è un sottile foglio di tessuto nervoso che sta sul fondo dell'occhio. All'interno della retina esistono queste piccole cellule che si chiamano fotorecettori, che assorbono la luce, e quando assorbono la luce qui avviene la conversione tra lo stimolo luminoso e l'impulso, diciamo, elettrico, neuronale, chiamiamolo come vogliamo, che poi porta, diciamo, alla codifica dell'informazione, alla trasmissione di questa informazione nel cervello. Cosa succede nel fotorecettore quando arriva un fotone? Quando arriva un fotone, questo viene assorbito da delle strutture che sembrano dei dischi, sembrano tante monetine appilate che stanno all'interno di queste cellule, ce ne sono moltissimi, circa 2/3 del volume di questa struttura occupata da questi dischi, e questi dischi sono ricchi di una molecola che assorbe la luce. Quando questa molecola assorbe la luce, parte un evento che può avere due diverse conseguenze per quello che si sapeva nel 1984. Nel caso di una teoria, l'avvenuto assorbimento di luce causava un aumento di calcio intracellulare, che poi, diciamo, diventava importante per modulare, per generare l'impulso elettrico. La seconda teoria invece prevedeva che il calcio diminuisse, e che questo, diciamo, meccanismo di messaggero
che serve a trasmettere l'informazione dal luogo dove la luce viene assorbita al resto della cellula fosse affidata a un'altra molecola. All'epoca, per qualche motivo che adesso è veramente difficile da immaginare, ma era un argomento molto rovente della ricerca. Era così rovente che Roger Chen, che all'epoca era un giovane ricercatore, era molto molto interessato. E Roger cosa faceva di mestiere? Lui disegnava molecole intelligenti, disegnava delle molecole, sia per sintesi chimica che poi più tardi anche per sintesi genetica, lo vedremo, disegnando delle molecole le cui proprietà ottiche cambiano al cambiare di condizioni ambientali in cui la molecola è immersa. In particolare, in quegli anni, Roger aveva disegnato una molecola che si chiama FURA2, che era fluorescente, ora vedremo cos'è la fluorescenza, e che cambiava colore, tra virgolette, perché è un pochino più complicato di così, ma cambiava colore nel momento in cui questa molecola si legava al calcio. Quindi che cosa succede? Questo è una specie di sensore intelligente che fa il sensing dell'ambiente circostante, cioè si accorge di che cosa succede nell'ambiente circostante, converte le condizioni ambientali, le converte in un segnale ottico che poi può essere visto dall'esterno. Va ricordato che Roger poi nel 2006 ha vinto il premio Nobel per la fisiologia grazie anche agli studi che ha fatto sui sensori del calcio. Cos'è la fluorescenza? Supponiamo di avere una molecola, eccola qui, questo è il cartoon di una molecola, vagamente antropomorfico, assorbe un fotone, questa è una specie di antenna che assorbe l'energia portata dal campo elettromagnetico, la molecola entra in uno stato eccitato, cioè un elettrone che sale dal suo stato fondamentale, uno stato eccitato, ma esistono anche dei moti vibrazionali, ecco, vedete i moti vibrazionali della molecola, la molecola si attiva. Dopo un tempo molto breve la molecola decade e ritorna alla conformazione originale, ma la differenza di energia, l'energia che c'è tra questo stato e questo stato, parte di questa energia viene restituita all'ambiente esterno con un fotone. Notate che qui è colorato di blu, qui è colorato di rosso, perché? Perché l'energia del fotone riemesso è sempre strettamente minore dell'energia che è stata assorbita. È minore perché parte dell'energia viene perduta sostanzialmente, entropia, unifesta, porta via, perché c'è del riscaldamento, cioè energia che viene persa in modo non radioattivo. Quindi questo è molto importante, l'energia di questo fotone è più bassa, il che vuol dire che il colore è più rosso. Questo è un aspetto importante, più l'energia dei fotoni è bassa, più la luce diventa rossa, dal blu passa al verde, al rosso, all'infrarosso e così via. Com'è che si costruisce una molecola fluorescente? Una molecola fluorescente è sempre formata di due pezzi, dal sensore, in questo caso una molecola che ha generato Roger, che è un derivato di una molecola che si chiama EGTA, questa molecola si chiama BAPTA, ed è un chelante. Perché un chelante? Perché assomiglia un po' al granchio, questo è il corpo del granchio, questi sono gli occhietti del granchio e queste sono le chele. All'interno delle chele c'è una tasca che ha una grande affinità chimica per lo ione calcio, cioè il calcio quando trova questa molecola ama moltissimo andare a sedersi in questa tasca. Questa molecola qui è stata accoppiata attraverso questo doppio anello con una seconda molecola che è una molecola fluorescente. Questa è una molecola fluorescente in ultravioletto, assorbe luce ultravioletta, riemette luce visibile. Questo accoppiamento comporta che quando il calcio si lega al BAPTA cambia conformazione, ci sono degli spostamenti di carica, cambiano le proprietà ottiche di questa molecola. Ecco, realizzata una molecola intelligente, una molecola che in qualche modo sente che cosa succede nell'ambiente circostante e restituisce questa informazione come? Con della luce. Questa è una cosa bellissima perché noi la luce la possiamo guardare da fuori, quindi possiamo usare questo sensore che è in un posto per noi raggiungibile all'interno di una cellula, lo possiamo utilizzare per farci raccontare una storia, la storia di quello che avviene dentro questa cellula. È stato un esperimento difficilissimo che mi è costato molto. Questo è un disegno che ho trovato del vecchio quaderno di laboratorio che avevo nel 1985, quindi lo dico ai miei ragazzi: tenete il quaderno di laboratorio perché un giorno potrebbe servirvi. Questo era il primo schema.
Questo poi il disegno finale, la retina con i fotorecettori che includevano il sensore per il calcio posata qui all'interno, qui c'è un sistema ottico, a dire il vero, non proprio semplicissimo, che serviva a illuminarlo e raccogliere poi la fluorescenza riemessa, e poi un sensore estremamente sensibile che misurava la fluorescenza. E questo è stato il primo esperimento che mi è venuto. Questa curva è la in unità ancora arbitrarie e non calibrate, ma è la concentrazione del calcio in funzione del tempo. Questa misura dura circa 6 secondi, che dimostra in risposta a cosa? Alla stessa luce che si usava per fare la misura. Cioè noi per eccitare la fluorescenza dovevo illuminare la retina, questa luce serviva sia a fare la misura ma anche a far rispondere il fotorecettore. La risposta elettrica veniva misurata da un amplificatore a alta impedenza che era, diciamo, messo nelle adiacenze, e questa misura qui è stata la prima evidenza in condizioni fisiologiche che il calcio diminuisse durante la fotorisposta. È stata una tale emozione, vedete, non è fatta col computer, questa è carta millimetrata, lo dico ai giovani, esiste un oggetto che non so se si possa più comprare, che si chiama carta millimetrata. Sono dei fogli di carta dove c'è un reticolo disegnato sopra, e voi potete andare a fare i grafici là sopra. Quindi fatto tutto rigorosamente a mano, questa è la mia calligrafia dell'epoca, ed ero talmente felice di questo risultato che quella notte ho tenuto il foglio sul comodino e ogni tanto me lo guardavo. E vorrei dirvi che sto scherzando, ma non sto scherzando, è assolutamente vero. È seguito un lungo periodo in cui ho continuato a studiare queste cose, la retina, i fotorecettori, eccetera, finché ho incontrato un personaggio straordinario, qualcuno, molti di voi lo riconosce, Lamberto Maffei, è stato per tanti anni professore qui alla Scuola Normale, adesso è il presidente dell'Accademia dei Lincei, e Lamberto molto presto mi ha detto due cose. Lamberto è una persona di grande tatto e chi l'ha conosciuto sa esattamente che cosa voglio dire. Prima cosa che mi ha detto è: ma perché studi la retina? Non interessa a nessuno. Questa è la cosa, e notate, erano già a quel punto 10 anni della mia vita che sono stati ridotti a inezia in una singola parola. E poi mi ha chiesto: ma tu hai mai sentito parlare del microscopio a due fotoni? Era il 1992 e pochissimi anni prima, pochissimi, un anno e mezzo prima, è stato pubblicato il primo lavoro dove era descritto il microscopio a due fotoni. Il microscopio a due fotoni è uno strumento molto strano, volevo portare una fotografia, ma è un oggetto così strano che non si riconosce neanche che è un microscopio, quindi se qualcuno di voi è curioso viene al laboratorio, lo vede e si fa prima. Ma è un microscopio a fluorescenza, cioè utilizza quello che osserva è la fluorescenza emessa da delle molecole, ma utilizza, invece del meccanismo di fluorescenza che abbiamo visto prima, utilizza un meccanismo leggermente diverso. Ecco il meccanismo della fluorescenza a due fotoni, vedete, è identica all'immagine di prima, l'unica differenza, guardate, è che il fotone emesso è blu e il fotone che eccita la fluorescenza è invece rosso, e questo viola il principio che avevo enunciato prima, che l'energia del fotone emesso è minore dell'energia del fotone assorbito. Sembra anche violare il principio di conservazione dell'energia, perché qui ci sarebbe più energia di qua, però notate che astutamente ci sono due fotoni, la somma dell'energia dei due fotoni è effettivamente superiore all'energia del fotone emesso. Questo principio, pensate, è stato proposto in via teorica nel 1931 da Maria Gobert-Meyer, che poi più tardi, scappata, era ebrea, scappata dalla Germania, andata negli Stati Uniti, ha vinto il premio Nobel per la fisica, nella sua tesi di dottorato. Quindi questo è un buon obiettivo per tutti i dottorandi della scuola che sono qui dentro, vincere il premio Nobel nel futuro. Lei aveva predetto questo meccanismo di assorbimento, aveva predetto che se i due fotoni arrivano sulla molecola quasi contemporaneamente, e ora spiego che cosa vuol dire, perché questo quasi contemporaneamente va ben pesato, possono sommare la loro energia, la possono sommare in una singola transizione che porta la molecola allo stato eccitato. È estremamente difficile realizzare assorbimento a due fotoni. Perché è estremamente difficile? Perché guardato dal punto di vista della molecola, le cose simultanee non esistono mai, no? A parte forse i treni in Inghilterra, ma non esistono mai. Ma immaginate un fotone che arriva.
Un fotone ha un tempo di transito su una molecola estremamente piccolo. Viaggiamo a circa 300.000 km al secondo e una molecola è molto piccola, dell'ordine dei nanometri. Quello che succede è che la distribuzione di probabilità che descrive, se volete, la posizione del fotone, i fisici mi perdonino, deve essere in qualche modo, mentre transita sulla molecola, il secondo fotone deve arrivare sulla molecola prima che il primo fotone abbia abbandonato la molecola, perché altrimenti nel momento in cui c'è l'assorbimento entrambi i fotoni cedono la loro energia alla molecola e smettono di esistere, ma se il primo fotone è già transitato via, chi è che lo chiama e lo fa tornare indietro? Non c'è nessuno che lo chiama e lo faccia tornare indietro. In altre parole, per avere assorbimento, e le molecole sono molto piccole, per avere assorbimento a due fotoni bisogna avere potenze estremamente elevate, cioè bisogna avere tanti fotoni nell'unità di tempo e nell'unità di spazio. Fare questo è impossibile con tutte le sorgenti, diciamo, normali, dove per sorgenti normali intendo anche il Sole. È molto facile fare il conto, in realtà è una, se voi pigliate una molecola fluorescente e la appoggiate qua, in pieno Sole questa molecola fluorescente assorbe un fotone in media ogni secondo, quindi un rate abbastanza frequente. Bene. Il tempo che intercorre tra quindi due assorbimenti e un fotone è un secondo, ma il tempo che intercorre tra un assorbimento a due fotoni è in media 30 milioni di anni. 30 milioni di anni, il che vuol dire che se siete fortunati magari lo vedete subito, ma se magari vi va male dovete aspettare 60 milioni di anni prima di vedere assorbimento dei fotoni. Capite che costruire un microscopio in queste condizioni è veramente gravoso. La prima dimostrazione sperimentale di questo fenomeno è stata data solo alla fine degli anni 70, dopo l'invenzione di una sorgente di luce molto speciale che è il laser, naturalmente. In queste condizioni si possono realizzare dei pacchetti, diciamo, di fotoni così ricchi, così intensi, per cui diventa possibile eccitare a due fotoni. Perché è importante eccitare due fotoni? È importante eccitare due fotoni per qualcosa che vi dirò tra un secondo. Per prima cosa, dopo che Lamberto mi ha suggerito di pensare alla microscopia di due fotoni, io avevo sempre lavorato sulla retina, dovevo capire dove fosse il cervello, perché era uno strumento molto importante per il cervello. Ecco dov'è il cervello. Una proprietà molto utile di questa disposizione è che il cervello in realtà è molto vicino all'ambiente esterno. Il pancreas è molto più nascosto nel nostro corpo. Fortunatamente Lamberto né io intendevamo lavorare sul pancreas. Il fatto che il cervello sia così vicino alla superficie vuol dire che è possibile pensare di procurarsi accesso ottico al cervello, e vedremo tra poco che cosa intendo per questo. Altri protagonisti di questa storia, un protagonista inatteso, anche Homer Simpson era in attesa, va detto, e una medusa. Perché è un protagonista molto importante di questa storia? È molto importante perché è stato mostrato che questa medusa, l'Equaria Victoria, ha una serie di organelli posti intorno alla periferia che sono luminescenti, cioè producono luce. Non è chiarissimo il meccanismo è molto chiaro, ma il perché, quale sia il vantaggio selettivo, probabilmente serve per il controllo delle migrazioni verticali. Comunque, quello che è al cuore di questa macchina di produzione di luce è una proteina che si chiama proteina verde fluorescente, che d'ora in poi chiameremo GFP, che è un oggetto assolutamente meraviglioso. Perché meraviglioso? Perché se io prendo il gene di questa proteina, che è di medusa, e lo metto dentro la mia testa, che medusa non sono, questo gene viene espresso dalla macchina, di trascrizione nella mia testa, e viene prodotta una proteina perfettamente funzionante. Non ha bisogno di enzimi particolari che siano propri del genoma della medusa per diventare, per maturare e quindi poter emettere luce. Il che vuol dire che io posso usare questa proteina in tantissimi modi diversi per rendere visibile cose che altrimenti sarebbero invisibili. Per esempio, una cosa che si può fare è creare dei topolini che portano questo gene di medusa nel loro genoma e che lo portano in posti astuti. Per esempio, in questo caso, questo è una nidiata di 6 topolini in cui 3 topolini esprimono questo gene sotto il controllo di un promotore. Il promotore è una specie di etichetta che sta davanti al gene che dice quali cellule, in quali condizioni questo gene deve essere espresso.
Questo promotore è il promotore della beta-actina. La beta-actina è la proteina fondamentale che costruisce lo scheletro di ogni cellula del corpo. Quindi tutte le cellule del corpo in questo topo sono verdi fluorescenti. E un eterozigote, come si può capire dal fatto che metà dell'annidiata non è fluorescente. Questo, a parte dare un grande vantaggio selettivo per le notti in discoteca a questi topolini, è chiaro che non è particolarmente utile per la ricerca, perché ogni singola cellula è fluorescente. Però è un'importante prova di principio del fatto che il gene possa essere inserito, diciamo, in un genoma così profondamente diverso come quello di un topo e possa essere espresso. Ora ci sarà un piccolo atlante di panorami fantastici, che è quello che si vede al microscopio a due fotoni. Questa è la fine, è un topo che esprime la GFP, questa è la finestra ottica posta sulla testa del topo, il topo sta benissimo, ci tengo a dirlo, va in giro con questa finestrella, fa guarda cosa ho in testa. E in questa piccola chiazza più fluorescente, ecco, se si va al microscopio a due fotoni si inizia a vedere qualche cosa della realtà invisibile che sta all'interno della nostra testa. Questo è un viaggio, all'interno sono i 300 micron dalla superficie fino, diciamo, allo strato 4 della corteccia del topo, in una particolare linea transgenica che non sto a dirvi. Qui, in questo topo, sono colorati circa il 5% dei neuroni di questo volume. E guardate quanto è fitta questa rete di connessione. Tutto quello che noi siamo è dato dall'attività che questa connettività in qualche modo supporta. E qui vediamo la punta dell'iceberg, vediamo solo il 5% di quello che avviene. La verità è che nel cervello non c'è spazio libero, sostanzialmente. Come? Sì, perché è un pochino più lenta l'acquisizione, perché questo è solo un viaggio verticale, quindi vi raccolto un'immagine, si scende, vi raccolto un'immagine, è leggermente più lento di così, ma non tanto più lento di così. Questo è un altro atlante, si vede qualcosa di meglio, questo è il rendering, è stato fatto oggi, ieri notte. E questo è un topo che esprime una molecola di cui parleremo alla fine, una molecola che è nata al NEST peraltro, un sensore del cloro. Questa molecola non solo ci dà un'informazione sulla morfologia delle cellule, ma modifiche nel colore di questa molecola permettono di misurare il pH e il cloro all'interno dei neuroni, e questo poi lo vedremo dopo. Questo è un altro neurone, ecco, un neurone piramidale, come quello di cui vi parlavo prima. Guardate la struttura, vi prego di notarla. Questo è il corpo cellulare, questo lungo dendrite, poi questi rami che si aprono laggiù in fondo, e questa è la superficie del cervello, questo è un vaso. Questa è una struttura che avete già visto migliaia di volte. Cos'è che ricorda? Ricorda un pino marittimo. Questo, qui c'è il corpo cellulare, questo è il dendrite apicale, queste sono le arborizzazioni, e queste qui sono tutte le sinapsi. Perché c'è questa regolarità? Ovviamente si potrebbe parlare per giorni, no? Su questi temi che ritornano. Un neurone compete con gli altri neuroni per le sinapsi formate dagli assoni che attraversano la corteccia. Un albero fa la stessa cosa, compete per i fotoni che scendono, ogni singola foglia deve essere illuminato e compete con gli altri, quindi che cosa fa? Cerca di esporre verso l'alto le sue foglie, esattamente come quel particolare tipo di neurone cerca di esporre i suoi dendriti per formare sinapsi verso la superficie dove scorrono gli assoni. Si possono fare altre cose. Questo invece è un sensore chimico che è posato all'interno del cervello. Queste sono immagini a diversa profondità, vicino alla superficie, 100 micron, 200 micron di profondità. Questo oggetto rosso è un microelettrodo che deposita due diverse molecole nel cervello e incidentalmente misura anche l'attività elettrica del cervello. Una molecola rossa colora selettivamente una particolare popolazione di cellule che si chiamano astrociti, che non sono cellule nervose in senso stretto, anche se oramai sappiamo che partecipano in modo estremamente importante a quello che fa il cervello, mentre in verde sono colorati i neuroni, eccoli qua i neuroni. Questa molecola qui è un sensore per il calcio, è un'altra delle molecole che è stata generata da Roger Chen, e questa molecola invece di cambiare colore cambia intensità. Quando aumenta il calcio dentro le cellule questa molecola diventa più brillante. Questo è un rendering di una struttura di questo tipo, dove potete vedere astrociti, neuroni, questo è un vaso,
abbiamo tolto i neuroni, questi sono rimasti soltanto gli astrociti all'interno di questo cubetto di cervello che è di circa 250 micron di diametro. Ecco, lo potete vedere, questa è la superficie, queste sono tutte le cellule all'interno. E di ognuna di queste cellule voi potete misurare il calcio, cioè potete in qualche modo vedere cosa pensa quel neurone, perché questo è molto importante. Ogni volta che un neurone ha attività, quindi sta pensando, sta facendo qualcosa di interessante, il calcio all'interno di questa cellula aumenta. Quindi questo segnale ottico in realtà ci sta rivelando qualche cosa della, diciamo, attività computazionale che ha il neurone in quel particolare momento. Questo è un cubo un pochino più piccolo, abbiamo in rosso sono astrociti, questi sono neuroni, ecco, abbiamo tolto i neuroni, sono rimasti soltanto gli astrociti. Tutte queste immagini, oltre a essere, diciamo, appunto un atlante di panorami meravigliosi, ma portano informazione. Vedete questi lampi verdi? Questi lampi verdi non è altro che il segnale ottico che è modulato da attività epilettica che sta in questo momento interessando questa regione di corteccia. Ed è chiaro che la possibilità di misurare la coerenza tra l'attività dei singoli neuroni, poterla anche valutare matematicamente e studiare a risoluzione di singola cellula, il comportamento è molto importante per studiare, per esempio, i meccanismi cellulari di una malattia. E questo ci porta ad adesso, e ci porta al lavoro che stiamo facendo al NEST, dove sono approdato grazie a un invito, ma è abbastanza ringraziato, da parte di Fabio Beltram, e un mio carissimo amico, Giorgio Carmignoto, compagno di molte avventure. Io e Giorgio un giorno riflettevamo, lui fa il mio stesso mestiere, e ci siamo posti questa domanda: se provassimo a fare qualcosa di utile? E qui vorrei invitarvi a riflettere sullo stato delle malattie della mente. In Italia, su 60 milioni di abitanti, l'autismo 120.000, schizofrenia 400.000, in tutto è circa 1 milione. Questi sono numeri grandissimi. Questo simbolo è ognuno di noi, questa è una famiglia. Questo è l'occupazione di questa stanza. Questa pagina sono 2.400 individui, ci vogliono 50 di queste pagine soltanto per rappresentare i malati di autismo in Italia. Sono numeri enormi, ok? Sono numeri enormi. Il che non vuol dire che si possa fare qualche cosa per questo lavoro, però si può iniziare a capire qualche cosa dei meccanismi. Questo è un dato, qualcosa che ho fatto ieri sera, mi ha molto interessato. E questa, secondo me, è veramente una speranza emergente, il rapporto tra geni e malattie. Cos'è questo grafico? Questo grafico è il numero di referenze che si trovano nelle basi dati bibliografiche, in coordinate logaritmiche, vi prego di notare, il numero di referenze che contengono la parola autismo, quindi studi sull'autismo, dove le prime pubblicazioni sono degli anni 40. Questo secondo grafico è il numero di referenze in cui sono studi su autismo e geni, quindi basi genetiche dell'autismo. Questo è il rapporto tra queste due curve. Notate che, naturalmente, prima di questi anni qua non si sapeva neanche cosa fossero i geni, okay? Quindi non è sorprendente che fosse zero, però vedete che queste due curve vanno a convergere. In altre parole, la percentuale di lavori in cui si capisce, si approfondisce la natura genetica di questa particolare malattia passa da 0% al 25% con le ultime statistiche del 2013. La stessa cosa è vera per qualunque malattia mentale. Io ho fatto ricerche per molte, la seconda epilessia, le prime referenze di epilessia sono nel 1827, questa è la base genetica, eccolo qua, anche qui vedete che sono curve in cui la derivata è positiva, tende ad aumentare, il che vuol dire che queste curve tendono ancora ad avvicinarsi, lo stesso è vero per la schizofrenia e così via. Perfetto, certo. Il fatto che aumenti quella correlazione non è la prova che sia rilevante fare questi studi? No, non è la prova, però vuol dire che è più facile che ti diano dei grant, e questo da parte di chi fa ricerca è estremamente importante. E poi comunque vuol dire che sta emergendo un ordine, qualche cosa che prima non era. Io quando ho scritto il primo grant di epilessia,
si diceva che l'epilessia su base genetica, e questo 9 anni fa e non all'epoca degli stegosauri, si diceva che l'epilessia su base genetica erano l'1% circa, ora la percentuale è molto più alta, perché man mano che si scoprono nuovi geni, nuove correlazioni, nuovi studi anche di genetica umana, si scopre sempre più spesso che possono essere anche, non è detto che siano casi familiari, possono essere mutazioni sporadiche, ci sono anzi molte patologie, le displasie che sono proprio mutazioni sporadiche, però sono mutazioni. Perché è importante il fatto che ci sia una base genetica? Perché capire che c'è un gene di mezzo permette di andare a chiedersi la proteina che cosa faccia e quindi di cercare di capire qualcosa del meccanismo alla base di questo. La seconda cosa è che si possono costruire dei topi transgenici che portano la mutazione all'interno e che quindi possono essere dei modelli per andare a studiare in condizioni di laboratorio la malattia. Vi faccio un esempio, che è la sindrome di Rett, è una terribile malattia ereditaria che colpisce esclusivamente le bambine. La bambina cresce normalmente fino a circa 16-18 mesi di età, poi inizia un declino, inizia a esporre fenomeni, un fenotipo autistico, di solito questo è il primo sintomo che le famiglie riconoscono, e che inizia a ritrarsi, a isolarsi, smette di parlare, se aveva iniziato a parlare l'aspettativa di vita è bassa di questa malattia. È stato riconosciuto che circa l'80% dei casi di questa malattia è dovuta a una mutazione di questo gene che si chiama MCP2 ed è quindi possibile costruire un topo che porta a questa mutazione. E ora che cosa andiamo a rivedere? Andiamo a rivedere un vecchio amico, una cosa che avevo indicato prima nei disegni di Golgi, di Cajal, che sono queste strutture che si chiamano spine dendritiche e vi avevo detto che sarebbero state importanti. Perché sono importanti? Perché quando è stato introdotto poi il microscopio elettronico negli anni 50 nello studio del cervello, si è scoperto che a ogni spina dendritica è associata una sinapsi. Cos'è una sinapsi? Una sinapsi è il luogo in cui due neuroni comunicano. In realtà si potrebbe dire che è il luogo dove avviene la computazione del cervello. Qualunque cosa faccia il cervello, e non c'è dubbio che qualcosa fa, se no voi non sareste qui, e io non sarei qui, qualunque cosa fa il cervello, il locus dove questo qualcosa avviene è qua, è nella sinapsi. E il fatto che la spina dendritica, la sinapsi non è visibile al microscopio, è visibile al microscopio elettronico, ma per fare il microscopio elettronico il topo è morto da molto tempo. E quindi la sinapsi è una struttura invisibile, ma la spina dendritica è una struttura visibile, il che vuol dire che la spina in qualche modo rende visibile quello che è invisibile al di sotto, che è proprio la sinapsi. Questo è un film che dura un'ora, che è la vita di un dendrita, di un animale giovane. E vi prego, potete notare che c'è tantissima roba che si sta muovendo. Questa è una sequenza time-lapse, una immagine è stata ricavata nell'animalino anestetizzato ogni 5 minuti. Questa immagine qui sotto è un composito in cui 3 frame diversi, ottenuti all'inizio della sequenza, 0 minuti, a 30 minuti e 60 minuti, sono colorati in 3 colori diversi, verde, blu e rosso. Qual è il risultato di questa immagine? Il risultato di questa immagine è che le regioni che non cambiano sono bianche. Le regioni che cambiano hanno colore a seconda di cosa è successo. E vi prego di notare che mentre il dendrite è sostanzialmente bianco, alcune spine, che sono queste spine grosse a forma di fungo, che sono molto stabili, vedete, sono poco colorate, ma esistono delle strutture, guardate qua, delle strutture che sono estremamente instabili, estremamente plastiche. Ognuna di queste strutture è una sinapsi, è una spina dendritica che porta lì sopra una sinapsi. In particolare quelle che sono estremamente variabili sono queste strutture filopodiali, si chiamano filopodi per l'appunto, che sono sostanzialmente delle protospine, cioè degli oggetti, si sta cercando di creare una sinapsi in quel posto e questo, se volete, è il prodromo della sinapsi che deve venire. La cosa importante è che durante le prime settimane di sviluppo nel topo tutte le nostre cortecce sono estremamente plastiche perché il cervello sta imparando a fare quello che deve fare. Questa è corteccia somatosensoriale, quindi sta imparando il topo a esplorare l'ambiente utilizzando i baffi. Ci siamo chiesti cosa succede nei topi RET, nei topi che hanno la mutazione per MCP2. Questi sono dei grafici che vengono dai controlli, sono molto caotici, infatti lo devono essere, perché ogni linea
rappresenta la storia, la lunghezza nel tempo di una singola spina dendritica. E vedete che sono molto dispersi, segno che si muovono molto, cambiano molto di dimensioni. Nei topi ret, vedete, questi grafici sono estremamente stabilizzati. In altre parole, in questi topi autistici, quello che avviene nelle prime settimane di vita, in cui il topo ancora non ha un fenotipo chiaro autistico, le spine, il cervello è come fosse congelato, è come se ci fosse un blocco precoce dello sviluppo. Questo è importante non soltanto per capire, diciamo, uno forse degli effettori della malattia, ma anche perché può diventare uno strumento, una specie di readout, di test, in cui uno può testare delle molecole che potrebbe sperare di portare nell'uso clinico. Una di queste molecole è l'insulin growth factor, è una molecola che è principalmente creata nel fegato, che era stata proposta pochissimi anni prima, peraltro da una ex normalista, Daniela Tropera, è stata proposta come una possibile molecola da utilizzare nel trattamento della RET. Qui va bene, viene descritta la, diciamo, l'azione farmacologica, che non è molto importante, ma in questi topi quello che si è fatto una singola iniezione di questa molecola, di IGF-1, e siamo andati a misurare che cosa succede alle spine dendritiche. Questo grafico è semplicemente una misura cumulativa di quanto si muovono le spine dendritiche. Questi sono i controlli, cioè gli animali che sono belli plastici, che stanno bene. Nel caso dei RET, vedete, la curva, è questa rossa, è spostata a sinistra. Quando la curva si sposta a sinistra vuol dire che c'è bassa mobilità, se si sposta a destra la mobilità è più alta, e questo è proprio quello che avevo fatto vedere prima, che le spine si muovono meno. Dopo una singola iniezione di GF1, ecco quello che si ottiene. Vedete che c'è un recupero quasi totale della motilità delle spine. Questo è l'ultimo esperimento di cui voglio raccontare. Ce l'ho ancora? 8 minuti? Perfetto. È l'ultimo esperimento di cui voglio parlare, che ha a che vedere con quello che vi raccontavo prima, di quel sensore che serve a misurare il cloro all'interno delle cellule. Perché è importante il cloro? Noi abbiamo due diversi sistemi all'interno del cervello, come ci fossero due diversi circuiti che dialogano continuamente. Uno è il circuito eccitatorio, okay? Che è quello che ci fa fare cose. Muoviamo un muscolo e perché ci sono dei neuroni eccitatori che si attivano. Parliamo, siamo eccitati, perfetto. Ma esiste un secondo, se il cervello fosse formato solo da neuroni eccitatori, c'è un solo destino possibile, che è quello dell'epilessia. Potrebbe essere una vita breve, magari appunto molto eccitante, molto interessante, ma certamente breve. Esiste un secondo sistema che mette in collegamento tra di loro i neuroni eccitatori, okay, che sono gli interneuroni inibitori. Questi neuroni inibitori hanno un'azione diversa sui neuroni, invece di aumentare il loro stato di eccitazione tendono a diminuire il loro stato di eccitazione. La nostra vita è un continuo equilibrio tra eccitazione e inibizione. Ogni disequilibrio tra questi due sistemi ha una valenza patologica: eccesso di eccitazione rispetto all'inibizione, epilessia; eccesso di inibizione rispetto all'eccitazione, altre patologie, tra cui certe forme di autismo e di schizofrenia. Quindi è estremamente importante capire la connessione, la connettività, sia quella eccitatoria che quella inibitoria. Quella inibitoria è molto più difficile da capire della connessione eccitatoria. Perché è più difficile da capire? È più difficile da capire perché, che cosa succede quando viene rilasciato, quando un neurone inibitorio parla a un neurone eccitatorio? Vengono aperti, come si dice, dei canali sulla superficie di questo neurone, e all'interno di questo neurone scorre una corrente. Questa corrente, in un adulto sano, questa corrente è tale per cui rende il neurone più elettricamente più negativo, cioè tende a renderlo meno eccitabile e quindi a spegnere l'eccitazione. Però quindi l'aspetto fondamentale è la direzione della corrente che scorre una volta che il neurotrasmettitore inibitorio è rilasciato. La direzione di questa corrente però non è banale, non è per niente scontata. Perché non è scontata? Perché dipende fondamentalmente, questa corrente è portata dal cloro e dipende fondamentalmente da quanto cloro c'è all'interno della cellula. In un neurone, in un adulto, il cloro è molto basso all'interno della cellula, quindi questa corrente è una corrente che entra, gli ioni
cloro entrano all'interno della cellula, perché si apre un buco, c'è molto poco cloro all'interno, il cloro entra dentro. E questo effettivamente supporta l'inibizione, cioè supporta lo spegnimento del cervello. Però se il cloro tende a aumentare di concentrazione al di sopra di 20 millimolari, quello che succede è che il cloro, invece di entrare all'interno delle cellule, esce dalle cellule e la corrente che prima era inibitoria diventa invece una corrente eccitatoria. Cioè, in altre parole, il sistema inibitorio non è necessariamente sempre inibitorio, ma in certe condizioni diventa eccitatorio. In quali condizioni? Beh, c'è una condizione molto particolare, fisiologica, durante lo sviluppo. Quando un bambino nasce, la stragrande maggioranza delle sinapsi inibitorie nel cervello sono in realtà eccitatorie, perché lo stesso neurotrasmettitore che nell'animale adulto causa inibizione, invece causa eccitazione. E il motivo di questo è perché nell'animale immaturo la concentrazione di cloro, si suppone, perché non è mai stato dimostrato sperimentalmente, che sia molto molto alta a causa di certi cambiamenti, di certe proteine che ora non ci interessano. Però esistono indicazioni che in molte patologie del cervello esista un'alterazione, un disturbo della regolazione del cloro. E quindi è importante andare a misurare il cloro e andare a misurare come cambia il cloro, per esempio durante lo sviluppo o durante l'attività del sistema nervoso. Com'è che si può fare? Si può fare con una molecola che è stata ideata al NEST da Daniela Rosio e da Fabio Beltram e tutto il gruppo, Stefano Luin, Ranieri Bizzari, molte persone hanno partecipato, ed è una molecola fatta da due proteine fluorescenti. Una proteina fluorescente che si lega al cloro e a un protone e cambia le proprietà di fluorescenza a seconda appunto di questo legame di cloro o protone, e una seconda molecola rossa che invece è insensibile sia al cloro che all'idrogeno. E quindi che cosa succede? Succede che noi abbiamo un segnale ottico che viene da una molecola, un segnale ottico che è indipendente dalle condizioni ambientali al contorno, e una seconda molecola il cui segnale ottico invece è dipendente dalle condizioni ambientali. E questo è rappresentato in questo grafico che sembra così complicato, ma complicato non è. Questo, quello che indica, che cosa stiamo facendo qua? Stiamo eccitando con luce di colori diversi, da 800 nanometri a 1000 nanometri, quindi radiazione nel vicino infrarossa, l'occhio vede tutto un rosso uguale, ma ovviamente le lunghezze d'onda cambiano, stiamo eccitando questa molecola a diversi pH, cioè la differenza tra queste curve è che il sensore è tenuto a pH diversi. Qui siamo pH basici, pH 8, qui siamo pH acidi. Quello che succede è che cambiando il pH, vedete, cambia la forma di questa curva. In altre parole, quando siamo per esempio a questo pH qua basico, questa proteina qua assorbe soprattutto luce molto molto rossa, intorno a 1000 nanometri. Man mano che si acidifica invece predilige questi colori qua. Un'interpretazione facile, potete pensare che questa proteina cambia il colore della luce che assorbe a seconda del pH. Quando poi si lega al cloro, quello che succede è che cambia l'intensità della luce emessa da questa proteina rispetto a quest'altra proteina che invece rimane stabile perché il suo spettro non dipende né dal pH né dal cloro. Abbiamo impiegato circa 2 anni e mezzo per lavorare con questa proteina, modificarla in vari modi, trovare il modo finalmente di andarla a mettere nella testa dei topi, vi risparmio tutti quanti i dettagli. Abbiamo fatto le prime misure che ho il piacere di dire sono stati un disastro totale. Perché un disastro totale? Perché questo è un singolo animale, ogni simbolo è in questo caso il pH misurato in vivo in una cellula diversa. E perché un disastro totale? Un disastro totale perché noi ci aspettavamo che il pH è in unità logaritmica, quindi passare da 7 a 7,8 è come un terremoto della scala Mercalli, 7 e 7,8 sono tutti e due brutti terremoti, ma 7,8 è molto peggio di 7, ok?
Questa variabilità del pH è una variabilità estrema, totalmente non fisiologica. Questo è il range fisiologico che ci aspettavamo, mentre noi abbiamo trovato un range profondamente non fisiologico. Quando siamo andati poi a ricavare i valori di cloro, abbiamo avuto una sorpresa ancora più sgradevole, che i valori di cloro, mentre hanno un range fisiologico che ci aspettavamo da considerazioni biofisiche, questo fosse il range fisiologico, abbiamo trovato dei numeri un pochino messi a caso. Guardate, questa è una concentrazione che è oltre 10 volte la mediana della concentrazione che ci aspettavamo. Non solo, ma guardate, questo è molto interessante. Sull'asse orizzontale di questo grafico è portata la profondità all'interno del cervello in cui è posata la cellula di cui noi stiamo misurando lo spettro. E vedete, potete vedere che c'è una certa dipendenza della concentrazione del cloro dalla profondità. E questo veramente non ce l'aspettavamo. C'è molto dispiaciuto questo risultato, molto dispiaciuto. Cos'è che sta succedendo? Sta succedendo qualche cosa che succede in natura in tantissimi contesti diversi. Questa è un'immagine del cielo e in questa immagine vedete delle stelle, una nebulosa, ma qui c'è un oggetto estremamente interessante, che è questo affarino qua, che non sembra molto interessante. Ma perché è molto interessante? È molto interessante perché questa è, forse la vedete bene, è una piccola galassia spirale molto gialla. Vedete che colore giallo ha? Questa è una galassia spirale molto simile dal punto di vista morfologico, composizione chimica, età, molto simile a questa. Vedete che è molto più blu? Questa è molto ingiallita. Perché è ingiallita? È ingiallita perché la radiazione, per arrivare al nostro occhio, al nostro telescopio, attraversa lo spazio intergalattico, attraversa la nostra galassia. All'interno della nostra galassia ci sono queste polveri. Queste polveri assorbono la luce, causano scattering, fanno molte cose alla luce, modificano le proprietà ottiche del mezzo che è attraversato dalla luce. Quindi questo ingiallimento non è una proprietà spettrale di questa sorgente, ma è semplicemente rivela qualche cosa che succede nel mezzo. E noi ci siamo chiesti, ma non succederà la stessa cosa nel nostro cervello? Non succederà che noi vediamo questa grande variabilità delle nostre misure? Perché la luce, quando noi eccitiamo la fluorescenza nel nostro neurone e quando poi noi osserviamo la luce, questa luce non è in qualche modo deformata dal fatto che il cervello non è otticamente trasparente? Quindi ci siamo detti, noi non possiamo sapere nulla, diciamo, della distorsione spettrale, non possiamo capire nulla da questo segnale, perché questo segnale dipende anche dal cloro e dal pH, quindi se c'è una distorsione, come facciamo a capire se è una distorsione causata da un cambiamento di cloro o di pH o se è una distorsione dovuta dal mezzo? Però questo segnale qua sotto, che è pH e cloro indipendente, invece ci può portare un'informazione su quello che sta succedendo dal punto di vista ottico nel cervello. Ed ecco quello che è successo. Abbiamo impiegato un pochino di tempo anche a sviluppare, diciamo, un sistema di calcolo che ci permettesse di implementare queste modifiche. Questi erano i valori di pH che vi avevo fatto vedere prima. Dopo che, questi sono i valori di pH atteso, dopo che abbiamo implementato queste correzioni, questi sono i valori di cloro. Ecco, questi sono i valori di pH dopo che abbiamo corretto per la distorsione cromatica causata dal cervello, ecco qui, e questi sono i valori di cloro dopo che abbiamo corretto per la distorsione cromatica del cervello. Bene. E questo, finalmente, stiamo riuscendo a misurare come cambia il cloro durante lo sviluppo. Questi sono animali giovani, 4-5 giorni di età, che hanno un cloro molto elevato, vedete, ed effettivamente si verifica questa diminuzione del cloro durante lo sviluppo postnatale. E siamo alla fine. E volevo finire con consigli consigli non richiesti, assolutamente non richiesti. Prima cosa, impara l'arte e mettila da parte. In questo mestiere è fondamentale saper fare cose con le mani, così come la testa, così come il computer. La seconda cosa, la natura è una sola. La stessa fisica vale per il cervello e vale per le proteine e vale per le galassie.
Quindi bisogna guardarsi intorno, bisogna avere pensiero laterale, non bisogna essere troppo colti del proprio campo e troppo ignoranti sugli altri campi. Questo è molto importante, gli esperimenti non vengono quasi mai, quindi se vedo persone che sorridono, ne hanno ben d'onde, gli esperimenti non vengono, per definizione, non vengono. Io quando ero a Berkeley, dopo un anno che non veniva l'esperimento, mi è stato consigliato da una persona un po' più grande di me di appendere una zampa di coniglio sul setup e ho detto, cosa? E dice, era molto seria questa persona, dice, ma guarda, se tu continui a farlo e appendi la zampa di coniglio, poi l'esperimento viene. Io non ho appeso la zampa di coniglio, ho continuato a farlo, l'esperimento è venuto, ma forse se avessi appeso la zampa di coniglio veniva prima. E l'ultima cosa, non bisogna mai aver paura di battere strade diverse, di cambiare di provare idee strane. E alla fine la diapositiva più importante di tutte, e questa è veramente la più importante di tutte, che sono tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo. Questo è un piccolo elenco solo degli ultimi pochi anni e a loro va un ringraziamento enorme, una specie di famiglia succedanea, li vedo molto di più di quanto vedo la mia famiglia, questo è un fatto molto triste ma molto vero e quindi grazie mille. Grazie mille Jimmy per la bellissima presentazione, è stato veramente, veramente molto interessante. E, insomma, è una fortuna che tu ti sia rotto il braccio, quindi quei famosi giochi. L'atletica ha perso un grande atleta. Ma... Poi è anche interessante che l'astrofisica torni utile anche a chi studia biofisica. Bene. Ok, se puoi mettere la slide successiva. Ah, così. Sì, certo. Ok, come avevo detto prima, adesso ci saranno, ovviamente avrete delle domande da fare allo speaker, dopo appunto chi volesse si può spostare nel Palazzo del Capitano, che appunto è qua vicinissimo, lì è Piazza dei Cavalieri, si percorre via Ulissedini ed è la prima a destra sostanzialmente, comunque molti di noi si sposteranno lì, quindi magari ci possiamo vedere qualche minuto dopo che è finita la conferenza sotto le scale della normale andare assieme. Ok, quindi se ci sono delle domande, prego, fatele pure. Era tutto così chiaro? Ma riguardo al tuo primo esperimento, quello del misurare la concentrazione di calcio, questi chelanti, queste molecole che si attaccavano al ione calcio, non diventavano competitivi con altre reazioni e magari spostavano l'equilibrio chimico verso il complesso? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E uno dei problemi di questa misura è Roger ha passato anni a combattere contro le persone che dicevano a principio di Heisenberg tu interferisci col fenomeno che stai osservando perché metti un buffer. E, è vero questo, però il punto è che è talmente ricco di buffer all'interno del cervello che l'aggiunta anche del sensore del calcio in realtà non ha nessuna conseguenza. Quello che succede è che le reazioni sono un po' rallentate, cioè quel processo che aveva un costante di tempo di un secondo e sei, quel grafico che ho fatto vedere, poi è stato calcolato, è stato verificato in molti modi, puoi aspettarti che se non ci fosse il sensore del calcio si vedrebbe la stessa cosa con una costante di tempo di circa un secondo e due, un secondo e tre. Quindi sì, c'è un cambiamento, ma è molto più piccolo di quello che ci si potesse aspettare. Questa è una cosa che è stata oramai dimostrata in tanti modi diversi. Sì.
Un'altra delle domande? Ah, laggiù. La ricerca delle basi genetiche delle malattie può dare anche informazioni riguardo all'evoluzione? All'evoluzione, cioè... L'evoluzione? Ma non saprei, cioè non sono abbastanza biologo per dare una risposta intelligente a questo. Dal punto di vista molecolare, il nostro genoma, no, è talmente ben conservato che quello che fa male a noi fa male anche a un topo. Diciamo, se la domanda ha un significato più profondo, cioè per cui si possano capire... Non lo so, esistono effettivamente delle cose strane. E io cito un aneddoto che però secondo me è estremamente interessante, che me l'ha raccontato Marta Valenza, che è una bravissima, bravissima ricercatrice che lavora con Elena Cattaneo, con il senatore Elena Cattaneo, sulla malattia di Huntington. E la malattia di Huntington è causata da delle ripetizioni in questo gene che si chiama Huntentina. E questo gene ha un grandissimo polimorfismo, cioè ci sono un numero di ripetizioni variabili da individuo a individuo, fino a 36, se non ricordo male, la persona è perfettamente normale. Al di sopra di questo numero si è affetto da chorea di Huntington, bruttissima malattia. Più è alto il numero di repeat, più la malattia diventa a insorgenza precoce e anche grave nell'espressione del fenotipo. La cosa che mi ha raccontato Marta, che è molto aneddotica, però deriva da un laboratorio che ha studiato questa malattia oramai per 20 anni, direi, e che c'è una correlazione, apparentemente una correlazione, tra diciamo, l'intelligenza e il numero di repeat che hanno le persone. E alto numero di repeat correla positivamente con l'intelligenza. Quindi questa è una malattia che questi repeat, se fosse vero, danno... Io trovo una cosa estremamente interessante, quindi così va pensata. È come se dessero un vantaggio selettivo, questi repeat, ma fino a una certa soglia, e poi sviluppi la malattia. Va anche detto che noi siamo fatti per vivere 35 anni, 30 anni, non per vivere 70, 80 anni. Quindi avere molti repeat nel genoma è una buona cosa, perché sei intelligente quando sei giovane, in età riproduttiva quando sei utile all'ambiente, no? Poi se tu più tardivamente sviluppi l'antino, chi se ne frega, tanto in condizioni normali dovresti essere già morto da un pezzo, no? E invece no, perché ora il mondo è molto più gentile con noi, che se ne dica. E quindi non è una risposta alla tua domanda, però è così, motivo di pensiero. Forse. No, in realtà mentre andavo avanti mi sono reso conto che non lo spiegavo, ma perché ho fatto una diapositiva che non c'è e quindi l'ho mancata. È fondamentale perché il cervello per la radiazione visibile è sostanzialmente opaco. Infatti si dice una fetta di prosciutto davanti agli occhi, cioè è impossibile con radiazione visibile andare a formare diciamo uno spot focalizzato, che è quello che serve per poi eccitare la fluorescenza e andare qua. Allora che cosa si fa? Più si va verso lunghezze d'onda lunghe, più diventa visibile per via dello scattering, che diminuisce naturalmente, e quindi si usa radiazione infrarossa, e il cervello è notevolmente più trasparente in radiazione infrarossa. Però non puoi più eccitare la fluorescenza in radiazione infrarossa, se non utilizzando il meccanismo di eccitazione a due fotoni. E non si è distratto, sono io che mi sono distratto. Ci sono altri motivi, è molto interessante il perché necessario, però è una microscopia non lineare, siccome c'è bisogno di due fotoni, c'è bisogno di due eventi indipendenti per causare l'emissione di un fotone, che vuol dire che la potenza della fluorescenza emessa dipende dal quadrato dell'intensità, e questa è una serie di conseguenze molto interessanti sulla localizzazione spaziale della fluorescenza, per esempio. Insomma, ci sono tante piccole, che non sono tanto piccole, cose molto, molto importanti. Insomma, sì, deve essere anche il fatto che
prendendo solo le coincidenze, sono più rare, quindi l'origine dei tempi rispetto a quale una misura è più precisa. Assolutamente, assolutamente, è molto attentamente localizzato nel piano focale. Poi, secondo la fluorescenza, dipende dal quadrato dell'energia, tutti i fotoni delocalizzati non contribuiscono alla fluorescenza. In realtà la fluorescenza viene citata solo dal piano su cui si ha il picco della funzione di trasferimento, insomma. E quindi no, sono tante proprietà molto belle. È un argomento divertente, si potrebbe parlarne per molto tempo. Ok, allora se non ci sono altre domande ringraziamo di nuovo il dottor Ratto e ci possiamo...